Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati nella mia first run di Dark Souls, 15° episodio. Ormai siamo ben oltre l'early game, siamo inoltrati nel mid game, non so esattamente a che punto, ma di certo abbiamo raggiunto già svariati risultati nel corso della run. Nell'ultimo episodio ci eravamo prefissati di andare verso le rovine del demone, ma poi le cose hanno preso un corso diverso. E questo forse è anche il bello di una first run. È anche la parte, diciamo, interessante, il fatto di non sapere davvero quello che ci aspetta. Però oggi ci prefissiamo lo stesso episodio e cerchiamo di rimanere più fedeli al tracciato. Quindi direi che senza indugiare, intanto magari riattiviamo l'HUD, sarebbe cosa buona e giusta riattivare l'HUD, e poi cominciamo a dirigerci verso le rovine del demone per oltrepassare quell'area che precedentemente era bloccata dalla nebbia dorata, dalla porta dorata. In ogni caso, le cose che abbiamo scoperto ieri sono abbastanza importanti, abbastanza rilevanti, soprattutto una. E potrebbe farci riflettere magari anche sul da farsi per il futuro, potrebbe farci magari andare un pochino più cauti nell'ascoltare determinati personaggi. Ma per il momento noi proseguiamo con il nostro percorso prefissato, ci richiama alle rovine del demone, perché quello che stiamo cercando è un'altra anima di Lord. Dobbiamo prenderne 4. Ne abbiamo presa una, quella di Nito il Re Tombale. Ce ne mancano ancora 3, che sono quella, credo, della strega di Aizalith, che immagino si troverà oltre le rovine del demone, perché ricordo il tema focoso, insomma, del personaggio e dell'area. Poi ci sono i 4 re. E poi c'è Sith, il senza scaglie, il drago che tradì la sua specie. Io, a questo punto, direi non ci incischiamo e proseguiamo. Che ne pensate? Quindi, la cosa più saggia probabilmente è vedere se c'è un teletrasporto vicino. L'altra secondo te dov'è? Quale dici, Jintok? Figlia del Caos. Perfetto, deve essere il più vicino. Deve essere il più vicino. Ciao Ghibellino, con la Blind Run sono fermo all'episodio 2. Ah, stai recuperando tutto da lì. Tra l'altro grazie per il Prime, bello. Ho visto adesso primo mese, era durante il pre-live, quindi non è andato l'alert. Grazie mille. Ora me lo spoilero. Ma sei fermo perché stai seguendo la mia su YouTube? Sono dissolte 3 nebbie. Sì, sono dissolte 3 nebbie, ok. E immagino che una è quella dove siamo passati prima, quella dove abbiamo preso Nito. Una è sicuramente questa che c'è qui, perché mi ricordo che c'era. E la terza... La terza mi ricordava vagamente qualcosa vicino ad Anorlondo. Però non sono sicuro, credo che il mio cervello stia mescolando cose, perché in realtà adesso nella mia testa quella nebbia la vedo dove c'è la nebbia d'oro in Elden Ring a Sellia. Quindi sto un po' mischiando le cose. L'hai vista la terza? Vicina ad Anorlondo, allora, forse. Ti seguo la tua su YouTube mentre cucino o lavo i piatti. Grandissimo, Ghibellino. È una notizia bellissima quella che mi dai, sono contento. Ho un backflip. Avete ragione. 1, 2, 3. Backflip fatto. E ora, non ci incischiamo. Intanto con lei è un po' che non parliamo. Allora, io vi dico una cosa. Non lo farò mai, perché il design di questo personaggio è bellissimo. Ma secondo me, se le tiro una mazzata in testa, questa muore e mi droppa un'anima di guardiana. E io ci posso potenziare l'Estus da un'altra guardiana. Però non lo faccio. Lei giustamente non ci dice niente. Se parliamo non ci dice niente. Rientriamo nel suo patto. Vabbè, perché no? Lo puoi fare a fine run? Magari sì, dai. Magari solo per vedere se effettivamente funziona. Però mi spiace perché è bellissima. È bellissima. Esatto, non ho anime da offrire, va bene.
Siamo a posto con te, no? 35.000 anime mi sei costato. Siamo a posto. Ah, posso evolvere la fiamma della piromanzia? Beh, perché no? Perché no? Usiamo le anime per portarla su, dai. Ok, a più 9, non so se più 10 sia il massimo. Se offri 50 umanità ti dà ultima weapon, ottimo. Registro dei servitori. Esamina servitori delle figlie del caos. Eingi, il portatore dell'uovo, uovo maiuscolo, ok, mantiene questo registro dei servitori della sua padrona, una figlia del caos. Eingi loda coloro che offrono abbastanza umanità da alleviare la sofferenza della sua padrona. Ma le lodi di Eingi valgono davvero qualcosa? Allora, si torna nuovamente sul discorso delle guardiane. Perché anche qui stiamo parlando di guardiane. Umanità da alleviare la sofferenza. Quindi l'umanità allevia la sofferenza. Non lo so. Ancora non mi è chiara la natura delle guardiane. Non mi è chiara. Ieri avete provato a farmici riflettere, ma secondo me c'è qualcosa che mi sto perdendo. Ci deve essere qualcosa che mi sto perdendo. Io ci andrei con un'altra arma. Anzi, sapete, volevo vedere una cosa. Cosa serve per potenziare lo spadone che abbiamo beccato nell'ultimo episodio? Perché mi piacerebbe anche cambiare arma. Mi piacerebbe variare un po', pur sapendo che quella che stiamo usando adesso è indubbiamente più forte, però per potenziare questa serve la titanite scintillante, che noi ora possiamo acquistare in modo indefinito, quindi per sempre. Per questa serve quella del demone, ne abbiamo tanta del demone anche. Anche questa mi piace, la spada del re tombale. C'è un po' di roba che vorrei provare, vi dico la verità. Per questa servono le scaglie di drago, va bene. Per questa la potremmo portare a più 5 e fullarla del tutto. Lo spadone che hai trovato è rotto, una delle armi migliori del gioco al mio parere. E allora va provato. Va provato, anche se mi avete detto la stessa cosa dell'alabarda. Però effettivamente l'alabarda lo era. Allora, facciamo così. Portiamolo un po' su. Portiamolo un po' su. Non capisco una cosa, perché ho 20 fiasche? Quale falò è potenziato al punto da darmi 20 fiasche? Io ho riposato a Ferling Shrine. Ma non dovrebbe darmi 20 fiasche. Le armi dei cavalieri neri sono abbastanza sgravate, se ho notato, Charlie, ho notato. No, ciucciamoci un'anima grossa, tipo due di queste. Dovrebbe darci 20.000, no? Sì. E ci potenziamo quel bello spadone lì. Ci potenziamo quel bello spadone lì, perché mi ispirava molto. Del re cavaliere. Tra l'altro mi piaceva più il moveset a una mano. Non lo provo più qua prima che devo spendere poi altri 50.000 euro per far pace con l'uomo uovo. Potenzia, no, non armatura, ma potenzia arma. Dove ti trovi? Qui. Grazie a Artorias the RPG, grazie mille per il follow, bello. Grazie anche a Sweet Slide, che non avevo visto prima. Spadone del re cavaliere. Una titanite scintillante. Un'altra titanite scintillante. E due belle titanite scintillanti. E siamo a posto con l'arma più 3, che secondo me è bello dignitoso. Anche se con queste 15.000 anime, io vi direi, prendiamocela un po' più con calma. Ce ne andiamo dal fabbro. Ci compriamo un'altra titanite scintillante. O comunque, insomma, quello che possiamo comprare. Ed evitiamo di rischiare di perderle. Ce la teniamo lì per il futuro. Per il futuro. Aspettami, ascensore! Boom. È buona, più 3 ci sta. Sì, infatti, però potendola potenziare anche di più, avendo un po' di anime in eccesso. Why not? Alla fine ti sei mai buttato nel pozzo di Firelink? Sì, mi sono buttato, tipo nel secondo episodio. Ti ricordo che adesso puoi ravvivare la fiamma
fino a 3 volte, quindi avere 20 fiasche. Sì, giusto, Flas, lo so. Però non mi ricordo di averlo fatto a Firelink, quindi perché ne ho 20? Fai bei buchi, eh. Fai dei bei buchi. No. Ah, si sta curando, non sta esplodendo, bastardo. E vabbè, speravo di shottarlo, invece sono 3 colpi. Voi siete dei bei porcelli, eh. Dei bei porcelloni. Fai alzare? Sì. Un po' mi scoccia curarmi, perché vorrei conservarmi le fiasche, visto che non ce l'ho ravvivato così tanto di là. Però. Stronzo di un cavaliere d'argento. Dai qualcosa. Nemmeno ti degni di darmi qualcosa. Ciao Pino. Aia. Però se tu mi lasci stanloccato, che dopo che mi ha preso il primo non posso schivare il secondo, sei un pezzo di merda. Eh sì, è arrivato. Guardalo che non mi fa passare. Oh. Forte sta spada. Bello. Pezzo di titanite. Andiamo dal fabbro. Quest'arma è letteralmente la Claymore più lenta. Ma è più lenta? Ha un moveset più lento? Fatemi vedere, perché a me sembra uguale. È più lenta. È più lenta. Decisamente più lenta. Gli attacchi in sé mi sembrano della stessa velocità. Ma... la Claymore mi sembra che abbia un delay minore tra un attacco e l'altro. Sapete che non lo so. Forse non è più lenta. Non lo so. Non lo so. Tipica giornata a Rozzano, esatto. Quelli pesanti sono caricati, però. Sì. Oh, vi siete svegliati? A voi dovrebbero bastarne 2, vero? Sì. Ok. Ah, per poco non c'è il one shot. Ottimo. Dan belle anime comunque qui ad Anorlondo, eh. Dan belle anime. Per te quanti ne servono? Sapete cosa manca forse a quest'arma... un pochino, considerando la sua lentezza, il range. Rispetto alle altre a cui sono stato abituato finora, che comunque erano lente, ma per dire, la labarda non è nemmeno più lenta di questa, a dir la verità. E avevano più range. Hai lasciato un drop dove ho ucciso la prima guardia? Fatemi vedere. Andiamo a vedere. Arma di quei demoni è una delle mie preferite in PvP. Ah, droppano la loro lancia? Ah, sì, guarda lì. Ah, meno male che ci siete voi, chat, che è già la seconda volta che lascio indietro un drop. Poi magari non è niente di che, però. Vediamo un po'. Pezzo di titanite. Casomai volessimo imbarcarci in qualche arma un po' più tradizionale, questi tornano sicuramente utili. Con il culo che ti ritrovi, strano che non hai droppato la lancia di quei demoni. In effetti. Guardate che splendore a Anorlondo. Bellissimo. Stupendo. Stupenda, forse, al femminile. E qui c'è il nostro amico. Eccolo lo. Io forgiare, io forte. Ebbene sì, acquistiamo oggetto, titanite scintillante, 8000. Quante ce ne servono? Ce ne servono 2, quindi ne compriamo 2. Ne compriamo 2 e lo potenziamo.
E qua ce ne servono 4. Una la compro. Tanto male non fa. Ok, magari la Claymore la togliamo da qui. Il suo moveset comunque a una mano mi sembra migliore che a due mani. Paradossalmente. Quindi vorrei... Eh sì, bei danni, eh. Bei dannini. Bastardo. Ok. Va bene. Continuiamo. O meglio, ritorniamo alle rovine del demone e cominciamo finalmente a fare ciò che ci eravamo preposti. Non è culo ma skill, dice Branca, giustamente. A proposito dei drop, e sono molto d'accordo. Quel midroll che fa storcere il naso, e lo fa storcere molto anche a me, Aidonius, ti dico la verità. Ti dico la verità, ma purtroppo ancora non siamo nella condizione di avere un bel drip e un fast roll. Quello è il discorso. E vi dico che quando ho giocato Dark Souls 3, e anche quando ho giocato Elden Ring, dove effettivamente c'è il discorso del peso trasportabile, perché su Bloodborne non c'è, non ho tollerato mai di avere un midroll. No, in realtà in Elden Ring sì, perché il midroll di Elden Ring è buono, ma in Dark Souls 3 non l'ho mai tollerato. Però questa volta, anche se riconosco che il midroll fa un po' cagare, lo accetto. Lo accetto per il drip. E che drip. Ci teletrasportiamo dalla figlia del caos e si va. Secondo me togliendo la parte di sotto è più stile anche il fast roll. Ma come più stile? Sembro uno che ha skippato il leg day se tolgo la parte di sotto, guarda. Che roba è? È quel pantalone lì proprio che ha il drip incredibile del Nazgul Minotauro. La campana che sentiamo qui è la seconda, chiaramente. Quindi anche quando qualcuno suona questa si attiva il suonino se si gioca online. Figo. Midroll permette una maggiore aderenza in curva sul bagnato, vero anche questo. Come dice Alan, è vero anche questo. Perciò, ci dirigiamo verso quella che era la porta chiusa. Non so che senso ha avuto riposarci qui. No, vabbè, ce l'ha avuto perché comunque almeno se moriamo ripartiamo da qua. Anche se questo non è... ravvivato. Questo potrebbe essere un problemino. In teoria il midroll di Dark Souls 3 non è quello base sotto il 70% di peso. Non lo so, Gintok, non mi ricordo le specifiche. Stai andando nella zona definita la peggiore del gioco. Ottimo. Ah, giusto, poi dobbiamo recuperare quel droppino lì. Però ci torneremo con molta più vita o... So che esiste... Perché l'ho visto in qualche run, qualche contenuto. So che esiste un anello che ti fa camminare sulla lava. Quindi magari lo troveremo prima o poi. Ah no, qui c'è la morte. Tra l'altro noi vedevamo le rovine del demone da prima dell'arena di Nito, dalla tomba dei giganti. Ma dove sta la tomba dei giganti? Da qui? Giusto per orientarci. Di là sicuramente no. Non mi sembra quella. Forse siamo effettivamente troppo in basso per poterla vedere. Non so. Da qui non si vede senza la mod di telecamera libera. Ok. Vabbè, però non sei one shot. Sei sempre two shot. Macete del demone, per caso?
Mi vuoi dare un macete del demone? No, niente macete del demone, va bene così. La porta era lì sotto, se non sbaglio. No, più avanti, era lì, dove sto indicando adesso. Cioè, dove sta guardando il mio personaggio adesso. Se li droppava esplodevo. Ma guarda, uno sicuro lo droppo prima di arrivare al falò. Sicuro. Oh! Ce l'abbiamo fatta, l'altra volta non mi aveva invaso. Ce l'abbiamo fatta. Troppo lento sto attacco. Vabbè che sciotta. Ah, ma poi anche un tempo di recovery allucinante. Ah, guardalo lì. Fammi bere. No! Aia, bello sberlone hai preso, eh. Armatura fighissima. Kirk, cavaliere di spine, è stato sconfitto. 26.000 anime, non male. Umanità ottenuta. Scudo chiodato, spada leggera dentata. Ottimo. Kirk è il tutorial del parry. È stato abbastanza semplice da parriare. Ci leggiamo le sue cose. Tra l'altro non vorrei dire una cazzata, ma lui c'è anche nel 3. Scudo del malfamato spettro oscuro Kirk. Cavaliere delle spine. Ricoperto di aculei. Può essere usato come arma d'affondo e causa un copioso sanguinamento. Interesting. Mentre la tua spada... La tua spada di spine, molto bella, artisticamente parlando, mi piace molto artisticamente, poi non so se sia buona. Immagino sia una spada lunga che causa sanguinamento dal punto di vista di effetti. Eccola qui, spada leggera dentata, questa poi la voglio vedere, quindi la equipaggio anche un attimo. Ho sbagliato, l'ho equipaggiata al posto dello scudo, va bene. L'arma preferita del malfamato spettro oscuro Kirk, anche noto come cavaliere delle spine, per la temibile chiodatura della sua spada. Questa inquietante arma infligge soltanto danni da taglio e causa copioso sanguinamento. Ok. Molto figa. Voglio vederla. Qua mi rimetto il mio scudo. Nox, non leggere? Non leggo, baby. Dov'è il mio scudo? Ci mi ero ondulato. Molto figa e devo dire che matcha molto bene lo stile del nostro personaggio. Lo matcha veramente bene. Però sono più da spadone. Sono più da spadone. Più inquietante lo spadone. O no? Va che roba. Cioè tu lo vedi arrivare così. Più inquietante. È più inquietante. Così oppure... Per dire, anche così. Anche così. Eh? Però magari la proviamo. Tra l'altro ora questo lo posso impugnare anche a una mano. Ottimo. Torneremo anche su quello, perché mi piace. Torneremo anche su quello. Va che drip Nazgul, esatto. Con quel cappuccio da comare calabrese che si reca in chiesa sembri mia nonna. Mai vero, sono fighissimo. Mai vero. Mai vero. Drip inquietante, esatto, per. Minchia, one shot, attacco in salto. Macete del demone, infatti io ve l'avevo detto. Siamo a posto così, dai, andiamo. Boom. Ve l'avevo detto che prima del falò un altro lo droppavamo, quindi. Sei scandaloso. Ma perché devi vedere quando me lo dropperà pure quello di sotto adesso. Backflip. 1, 2, 3.
visto male, vero? Non era un macete, vero? Era proprio un macete. Come si scendeva qui che non mi ricordo da là? Comunque, ragazzi, io ve l'ho detto, sono tutti vostri. Sono tutti vostri. Chi lo vuole, viene, glielo do. No problem. Voi non vi svegliavate o sì? Ok. Falò lo prendiamo. Cornettino per il macete. E comunque due umanità per il drop rate. Che infatti, infatti, che non è male. La prima volta, quando ne ho droppati 5, credo di aver avuto 0 umanità in quel momento. Solo skill. Solo skill. Io devo dedicare tempo e sangue per farmarlo. Charlie, ne vuoi uno? Vieni, invadimi, te lo do. Facciamo un PvP. Non c'è problema. No problema. La smettiamo? La smettiamo? Ok. Pure skill, ben detto, acqua. PS curiosità, guarda sul muro. Adesso guardiamo. Quale muro intendi, Spumone? Di che muro parliamo? Ciao, Pika. Quasi quanto sono odiosi. Abbastanza odiosi. Alla mia sinistra. Verso il basso. Ah! Non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Non so se volevi farmi vedere questo, ma non l'avevo visto. Dall'altro lato. In realtà ho appena scoperto una strada che non conoscevo. Ah, vedi che gli manca il range proprio. È lì il problema. Sto R2 fa dei buchi micidiali. Ok. Dall'altro lato, sul muro, non so allora cosa volevi farmi vedere, aspetta. Di qua? Muro attaccato alla scala sotto. Aspetta, sono rimasto bloccato. Questo schifido volevi farmi vedere? Qui. Questo schifido? Intangibile però. Cos'è un granchio calamaro? Cos'è? Ma non riesco a capirlo onestamente. Sembra una creatura marina deforme. Sembra la... la ragosta di Elden Ring. Non riesco a interpretarlo, vi dico la verità. Che cazzo è? Un drago? Andando avanti lo vedrai meglio. È Gintok. È Gintok. Ok. È proprio lui. Continua che poi lo scopri, ok. Ok. Tieni la mente, perfetto. Grazie, acqua. Intanto abbiamo involontariamente scoperto una strada che non avevamo visto l'altra volta. E ci andiamo. E come se ci andiamo. Però per voi ho bisogno di un approccio diverso. Ho bisogno di un approccio diverso. Per i demoni del toro. Dai, che l'avevo schivato. Cioè, che mi ero spostato abbastanza. Basta, non ti glitchare a far sempre sta cosa. No! Sì, a posto. Hai l'inventario strasaturo di armi, è bellissimo. Ok.
voi non droppate niente, eh. Siete proprio delle merdine. Ma sicuro la possono droppare la loro arma. Ma me la dropperanno. Secondo me me la droppa lui. Vieni. Ok, worth it. Non me ne frega un cazzo. Worth it. Ok. La sua arma da quel che so è bella forte. Seba Cupisolini, grazie per il follow, bello. Benvenuto. Ah, sapevo io. Sembrava troppo bello. Facciamo come l'ultima volta. Boom. Perfetto. Così li odio. Sì, anch'io, acqua. Nox, se vuoi ti do una di quelle armi. No, non ti preoccupare. Tizzone avanti. Non ti preoccupare, se la trovo bene, se no... Amen. Sapevo. Sapevo. Arma rotta. Tizzone fuoco gigante. Allora, non posso usare l'arma. Ma sapete che vi dico? Fanculo. Sapete che vi dico? Li ho anche comprati. Bam. Fotte un cazzo. Osso del... Infatti. Allora. Ci ripariamo tutto. No! Che cazzo sto facendo? Perché ho potenziato l'elmo? Io volevo riparare l'elmo. Ho potenziato a caso un elmo, vabbè. Spero che fosse solo titanite normale, di non aver usato tipo una lastra di titanite bianca per potenziare quell'elmo. Ripara equipaggiamento. Com'è che si riparava? L'arma l'abbiamo riparata, basta, no? Eh sì, 999. Forse puoi fare un livello. Mi sa di sì. Anche se sarei più tentato di farmi l'arma più 5. Però ce la facciamo dopo. Ce la facciamo dopo. Io qui riprendo l'arma che ho scelto per quest'area. Vi devo dire la verità. Mi piace meno di quelle che ho usato finora. Però la voglio comunque usare per variare un po'. Mi piace meno. Le manca il range. Troppo lenta per il range che ha. Non fa per me. Però la voglio usare un po'. Si era rotta la fiamma della piromanzia. Ah, si era rotta la fiamma della piromanzia. Ma l'ho riparata. Immagino. Vediamo. Sì, perfetto. Perfect. Quindi siamo a posto, facciamo un livellino, dai. Facciamo un livellino, avevamo detto che portavamo stamina al 30. Così poi ci concentravamo su qualcos'altro. 29, manca poco. Ok. Va bene, ora possiamo procedere. Vedi, abbiamo trovato... Non ho letto il tizzone. Ora che ci penso. Da Fabbro per potenziare le armi. Quello incantato non se l'è preso nessuno dei nostri amici Fabbri. Quindi poi vedremo cosa farne. Tizzone richiesto per evolvere le armi. Ok, grosso tizzone della fiamma usato per i riti di Petit Londo. Attenzione. Credo che sarà la meta del nostro prossimo episodio. Riservato ai Fabbri che conoscono gli antichi metodi. Il Fabbro tradizionale. Va bene, armi del fuoco a più 5. Noi stiamo abbastanza ignorando poi gli effetti di questi tizzoni. Quindi li prendiamo, però in realtà poi... Non stiamo facendo armi incantate. Perché ci piace così. Grezzo. Preparati che lì ci sarà una bella sorpresa.
Mi sa che una la so. Mi sa che una delle sorprese di Petit Londo la so. Una bella grossa. Tra l'altro Petit Londo è qualcosa che in realtà, di cui in realtà abbiamo sentito parlare già dagli inizi della nostra avventura. Dagli inizi. Perché nella città infame abbiamo trovato le vesti di Yulva e la sua arma. No. Sto bene così. E due. Ma quel demone capra ce lo potremmo anche fare, che ci darà un macete del demone, immagino. Immagino che ci darà un macete del demone, quindi... Per ora ci sta dando solo sberloni. Vai, macete, grazie. Prendo un macete del demone. No, niente, vabbè. Sarà per la prossima volta. Catanzaro è la città infame, ma perché? Oh. La nebbia dorata era qui, vero? Noi non potevamo arrivare fino a qua, ok. E qui c'è roba interessante. C'è una nebbia e una zona da esplorare. Va bene. Oh, lì cosa importante. Se c'è cosa importante, Nox ci va. Forse saltando riesco ad arrivare di là, dove vedo un bell'oggettino, mentre questa è la strada predisposta, quindi partiamo da qui, che sicuramente possiamo tornare indietro. Qui non c'è niente, vuole solo farci scendere sotto, ma io voglio quell'oggettino lì. Quell'oggettino lì si può raggiungere tramite questi rami o no? No, bisogna saltare, va bene. Bisogna saltare. E saltiamo. E noi saltiamo. Perfetto. Ottimo. Un'occhiata alla nebbia prima. Tenderei ad andarci dopo alla nebbia, vi. Anima guerriero coraggioso. Va bene, non credo fosse questa la cosa importante di cui parlavamo. Vicolo cieco avanti. Qui. Ah, qui per tornare su. Freestyle no jump only high, esatto. Vicolo cieco, quindi qui non c'è nient'altro. Sono un po' combattuto perché scendere significa non risalire. Quindi effettivamente forse andrei prima alla nebbia. Forse andrei prima alla nebbia. Vicolo cieco per ora, puoi risalire. Ok. Ok, allora va bene, mi avete convinto. Ciao, Bonfry. Primo messaggio in chat. Benvenuto, bello. Ok. Ah no, ma posso... Ah, ma questo arriva fino a terra, va bene. Ok, non avevo visto. Ah, però questo... Ah no, sì, è una scalinata, va bene. Sotto c'è altra roba. Questi si rompono, ok. Ok, vediamo se c'è roba in fondo. Noxil, ti hanno mai fatto il classico scherzo della merda nel tubetto del dentifricio? Sai, Toaster, non credo che sia un classico scherzo. Ora, magari può essere che abbiamo avuto esperienze diverse, ma non mi sembra un classico scherzo questo. Perché a te l'hanno fatto? Un classicone. Sì, allora magari me lo son perso io, peccato.
Scarafaggi. Venite qua. Bastardelli, venite qua. Scarafaggioli. Ok. Stronzoni. Sono laureati in ingegneria aerospaziale per fare questo scherzo. Ma è uno scherzo comunque che richiede dedizione. Chiusa da qualche marchingegno, va bene. Ti consiglio di non usare il dentifricio quando ti lavi i denti. Ho visto Burger entrare in casa tua, ok. La porta. È chiusa la porta. È chiusa, ragazzi. Non fa niente. Non posso aprirla, infatti. Va bene, osserva i rilievi di questa porta. Va bene, acqua. Osserviamo i rilievi di questa porta. Sembrano radici. A colpo d'occhio. Un po' come queste, insomma. Radici o piccoli arbusti. Sì, direi di sì. Ok. Va bene, va bene. Ritorniamo su. Ritorniamo su e questa volta controlliamo la nebbia. Ok. Potrebbe essere anche boss, perché mi sa un po'... E infatti, ok. Dai! Benissimo! Benissimo, eccolo, il Lorenz della situazione. Ok, perfetto. Perfetto. E il capo di Ibiza. Va bene. Ah, ecco, guarda, da qua si vede bene, da qua si vede bene. Fammelo vedere bene. Ma è una creatura insettoide, sicuramente. Insettoide, però sì, non è qualcosa che abbiamo già incontrato. Dark Souls 3 lo farai. Dark Souls 3 è l'unico Dark Souls che ho finito. E se effettivamente poi dovessi decidere di portare tutta... Guarda il drift del controller, porca miseria. Dovessi decidere di portare tutta la trilogia, lo farei, ma prima passerei dal 2 sicuramente. Questa è Ibiza, esatto, per Jorgensen. Bello, benvenuto, grazie per il follow. Dai, però cazzo, se pure quando lo schivi ti piglia. Su attacco caricato fai buchi, però o sciotti oppure ti puoi mettere l'anima in pace che il colpo dopo lo prendi. Ok. Va bene. Va bene, però questa non è l'arma adatta contro un casinista come quello. Sarei tentato di andare sul super bunker. Non lo so. Non lo so. Ora vediamo. Infocano non spoiler. I tizi che sputano fuoco erano gli abitanti di Lost Isolite. Ok, grazie. Certo che se hai già giocato l'1 e il 3 passare al 2 sarà un trauma. Ma in realtà ho giocato... L'1 è quello che avevo giocato meno di tutti. Cioè avevo giocato pochissimo. Perché le mie anime sono fuori? Ottimo. Il 2 in realtà non l'ho mai finito, ma ci ho giocato un po', tipo una ventina di ore sul 2 ce le ho fatte. Poi l'ho droppato. Quindi comunque un po' lo conosco. Penso che tipo la prima metà di gioco la conosco bene, cioè bene, nel senso avendola giocata, e la seconda metà invece no.
Perché sei morto all'entrata. 20 ore non sono pochine. Infatti, ci ho giocato. Penso di essere arrivato comunque prima del late game. Dove sei arrivato? Sono arrivato, cercando di non fare spoiler, quando, chiamiamola guardiana, ma non è guardiana, si sposta davanti a castello. Poco dopo lì. Penso abbiate capito. Vedi, Acqua dice bellissimo Dark Souls 2, my favorite. Ma infatti vedo che ha molti detrattori, ma allo stesso tempo ha anche tanti appassionati, Dark Souls 2. È divisivo. È divisivo. Più o meno mid game, ok, mid game. Va bene, la riproviamo con questa? Ma sì, dai. Un try con questo lo facciamo. Aspetta, sta partendo l'ADO, lo posticipiamo di 5 minuti, vi faccio vedere la boss fight, anche se non vi sabbate. Non me l'aspettavo. Ah, lui fa un'esplosione ogni volta che colpisce. È questo genere di stronzata, ok. Bevo. Hitbox discutibilina, ti dico la verità. Qua farà uno scoppio micidiale, infatti, l'ha fatto. Due riesco a metterteli? Sì. Ah, qua mi incula sempre con questo, va bene. Qua ne metto anche 4, ti dirò che ne metto. Sai? Vai, 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 vai! Boom! Ottimo. Ottimo. Alive Player 14. Grazie per il follow, bello, benvenuto. Ok. Fatta. Fatta. First try, più o meno. Più o meno. Umanità. Droppi solo questo? Eh no. Catalizzatore del demone. Interessante. Acqua, come sempre, da tradizione. Grazie mille, Acqua, per l'abbonamento regalato alla community. Grazie, bello. Grazie davvero. Acqua, uomo di parola, sempre. Allora. Dai, la prima non vale, quindi first try e mezzo. Esatto. Allora. Leggiamoci questo catalizzatore del demone. Tra l'altro, forse è il nostro primo catalizzatore. Abbiamo del tutto ignorato quell'aspetto, diciamo, quel genere di build. Dove si trovano? Sotto gli... Qua. Ah no, avevamo già quello di Latta. Quello di Yulva. E anche questo da stregone, in realtà. Questo ha un attacco base, anche lui, piuttosto altino. Arma demoniaca formata dalla roccia fusa di Aizalith. Può essere usata come arma del fuoco. Ottimo. Il demone del fuoco era il demone originale e l'ultimo maestro delle arti del fuoco prima che la strega di Aizalith venisse consumata dal caos, creando la piromanzia. Piano. Andiamo per gradi. Il demone del fuoco è il demone originale, quindi da lì parte. Perciò demoni come demone del rifugio, demone toro, demone capra, de demone palle, sono tutti, diciamo, delle specie demoniache successive. Va bene, lui è il demone originale, l'abbiamo trovato. Non proprio lui, sarà una razza, diciamo, una specie, ok? Questo tipo di demone è quello originale. E l'ultimo maestro delle arti del fuoco, prima che la strega di Aizalith venne consumata dal caos, creando la piromanzia. Lui, in effetti, faceva un attacco che andava a creare una sorta di spell, ok? Rispetto agli altri che colpivano e basta, lui faceva questi attacchi, un po' l'esplosione, un po' quell'altra cosa di quando muoveva la sua arma e poi c'era l'altra, la piccola esplosione a terra. Esatto. Il demone palle non lo ricordo benissimo, devo rigiocare Dark Souls 1, rigiocalo a Strashade perché c'è, te lo garantisco, e tra l'altro è anche un bel boss. Quindi lui è di fatto, qualcuno suona la campana, bravi. Lui è di fatto
una sorta di, non piromante perché la piromanzia viene dopo, però una sorta di demone mago, vogliamo definirlo così, grazie Zimo per il follow, benvenuto. In teoria era fuoco normale, dice Vale. Ok, anche il demone vagante, ma si è rotto. Ah, anche lui l'avrebbe fatto. Ok, allora no, sto speculando nella direzione sbagliata. Niente, niente, assolutamente. Ok. Credo fosse caos, non fuoco. Ok, va bene. Ok, questa parte ce l'abbiamo, mentre su quello che dice dopo è interessante. La strega di Aesalith venne consumata dal caos. Forse, bravo, bravissimo. Vedi, Branca, forse il caos di questi demoni, caos inteso non come la parola caos della nostra lingua, ma inteso come un elemento, ok? Come può essere fuoco, ok? Abbiamo caos. No, fa danni magici, cioè sono classificati danni magici, dice Charlie. Va bene, ok. Comunque, indipendentemente che sia il caos, che sia altro, la strega di Aesalith venne consumata dal caos, ok? E in questo modo ha creato la piromanzia, quindi la piromanzia è figlia di una corruzione, alla fine. Molto importante nella lore di Dark Souls, ok. Caos è un elemento molto importante. Nota che caos è maiuscolo. Esatto, per questo dico che non è caos il termine caos, ma che è un elemento, un qualcosa, qualcosa di concreto. Va bene. Ma sarei tentato di vedere come appare. Tanto per... Dov'è? Eccolo qui. Eh sì, è una versione mini del suo... del suo bastone. Che tra l'altro drippa parecchio con il nostro outfit. Purtroppo noi non siamo tipi per questo genere di arma. Anche se c'è un po' un ritorno del piccolo pugnetto. O no? Guarda qua. A me sembra una versione perfettamente nella media. Infatti, sono d'accordo, Alive. Va bene. Piccoli pugnetti, esatto. Acqua, torna. Piccoli pugnetti. Qua torniamo indietro. Sì. Di qua si va avanti. Ok. 36k anime abbiamo. Non ce ne ha date tante lui, perché ne avevamo già, se non sbaglio, una decina almeno. Qui un bel falò. Forse ci vorrebbe. Però in effetti è abbastanza vicino. Oh, è ancora vivo. Non basta l'attacco a una mano. Sono stato un po' greedy. Direi che ci curiamo. Come faccio ad aumentare gli slot di armonizzazione? Aumentando il livello di volontà, se non ricordo male. Ma magari la chat ti può confermare. Aumenti la volontà. Esatto, ti hanno già confermato. Guardali qua, gli abitanti di Lost Aesalith. Che sono diventati di pietra. Forse un qualche collegamento con le statue dei fabbri che abbiamo trovato in giro, forse il caos produce questo effetto, questa pietrificazione. È forse il caos a produrre questa roba? Gli abitanti di Bari, esatto, perf. Anima guerriero coraggioso. Sono degli insaccati in realtà, ah, ok. Devo averne frainteso la natura. Io ti vedo che ti muovi. Lo vedo che ti muovi, quindi possiamo smetterla con questa pagliacciata. Dai, cazzo! E vabbè, niente, va bene così. Hunter, grazie per il follow, bello, benvenuto. Mi piace un sacco il tuo modo di intrattenere, continua così. Nano Malefico, grazie mille, che bel messaggio che mi hai mandato. Grazie mille e benvenuto con il tuo primo messaggio in chat. Dai, sei uno stronzo. Vabbè, vado avanti così poi ti giri e mi vieni nel culo, ok? Forse era solo un barese pacifico. Perché no? Vi muovete tutti. Ok, non me l'aspettavo. Va bene. Non esistono baresi pacifici. Oh! Fighissimo. Shortcut. Ma scusate, ma qua c'era già qualcosa. Non mi torna.
Qui non c'era un buco. Miglior shortcut, bellissimo. È diventato figo il PG. Molto figo, il Nazgul di Trezzano. Peak shortcut, l'hai attivato. Ma c'era già. Scusate, prima c'era già questa piattaforma. Ah, quindi ce n'è. Ho capito. Ora ne arriva un'altra. Backflip. 1, 2, 3. Fatto. C'era ma non si muoveva. Ah, non ce n'era un altro sopra, quindi ora sono fottuto. Ma ci sarà la leva da qualche parte. Ah no, torna lui. Va bene, mi stavo cagando addosso. C'era ma non fungeva. Sì, ho capito. Ma io come ho fatto da sotto, se qui c'era già qualcosa che chiudeva, se qui c'era già questa piattaforma che chiudeva, come ho fatto a prenderla da sotto? E questo non so come spiegarmi. Magia, ok. Va bene, ora torniamo lì. Riposiamo. Magic. Di design dovrebbe trovarsi sempre al tuo stesso livello. Ah, ti segue. In quel senso. Anche l'ascensore ha una lore. Fantastico. Lo prendiamo. Con la magia dei Souls. Basta chiamarlo e come un cane. Perfetto. Io vorrei capire chi architettonicamente, diciamo, ha disegnato questo luogo, perché non è un problema di cose andate in rovina, cioè questa è proprio un'idea di merda. Ok, questa roba è un'idea di merda, perché c'è un muretto che chiude la scala, va bene. Anche qui, ok, perfetto. Sono io, qualche problema? Tutto a posto, Dio bello, ci mancherebbe. Anzi, mi piace anche, ti dico la verità. Andiamo. Dai, saliterano di larghe vedute. Io qua stavo guardando la chat per un passo, non mi sono scatafrancato per terra. Scatafrancato, termine reale, se non ci credete cercatelo sul Treccani. Qui è dove eravamo prima. Qui siamo sopra l'arena. Non muori, ok, ma siamo sopra l'arena, torno indietro però. O sbaglio? Forse no. Sì. Ah, ok, sì, siamo sopra. Ma quindi cosa, dove devo andare? Aspettate. Sì, qui dove abbiamo affrontato il demone. Giusto? Giusto. Devi scendere alla biforcazione. Quale biforcazione, spumone? Una parte andava giù. Seconda stella a destra. Ok, adesso è chiaro. Seconda stella a destra. Qui c'è. Aspetta. No! Merdone. Io non c'ero, ma hai fatto attenzione ai cosi? Sì, Davide. Sì, Davide, certo. Ok. Lo scudo, giusto? Perché non mi hai preso? Ok. Ok, io sono andato. Ok, ho capito. Va bene, va bene. Ah, un'altra nebbia. Oh, falò. Non l'avevo visto. Ok. Beh, ci riposiamo qui. Possiamo anche salire di livello. Oh, stamina 30 e non se ne parla più. Chissà quando arriveremo ad avere un decente fast roll con questa attrezzatura. E di qua si scende.
Questa sala è solo uguale a quella in cui eravamo prima, ma non è la stessa. Ah, forse è dall'altro lato. Forse è l'altro lato. Fatemi vedere un po'. Intanto ho visto un oggettino. Però se vado lì... Poi come... Ma sì, un modo si troverà. Anima guerriero coraggioso, va bene. Se mi butto qua mi scatta franchio. Ah, stavo cadendo. Mi sa che mi devo scatafranchiare. Oh, unica volta che non ci ho pensato troppo è l'unica volta in cui non posso tornare su. C'è un modo, chat. Esiste un modo. Buttati che è morbido. Ok. Ci provo. Vabbè, io mi butto. Magari cerco di cadere su qualcosa, su un pezzo di albero. Buttati sul ram... Ma sono caduto! Ah, vabbè, easy. Easy. Mi sono solo rotto un ginocchio. Ma tutto sommato sto bene. Tutto sommato sto bene. Ok, di là non si va. È solo un furbo espediente per non mettere un muro invisibile. Mentre di qua... Cosa abbiamo? Cosa abbiamo qui? Fiaschette a più due a questo punto. Sì, Matteo, a quanto pare sono allergico ai potenziamenti delle fiaschette. Ne ho trovati solo due. Insetto avanti. Insetto avanti. Boss? Mi state dicendo boss? Lo facciamo? Non vi ho ancora fatto neanche un ASMR acquatico. Ah, voto ASMR? Dove l'hai visto l'insetto? Ah, è lui! O comunque qualcosa di simile. Dentro c'è Dio bello. Questo più che boss lo chiamo figlio del male supremo. Ah, ok. Ok, 20 su 10, 7 e mezzo. Ok, ok, ciao Riser. Entriamo? La facciamo? Si va? Ecco. Eccolo, è proprio lui, bastardo. Grazie a Idonius per l'abbonamento, livello 1, primo mese, grazie mille, bello, benvenuto. Mi hai sfondato il timpano con l'ASMR. È lui, è l'insettaccio. Ed è pieno di lava. Voglio un'arma più lunga. Assolutamente un'arma più lunga. Aspetta, sta buono un attimo. Fammi prendere il dente di drago. Un secondo. Mi dai un secondo solo. Stavo un attimo. Ancora! Posso bere? Un secondo. Perfetto timing dei roll. Ma come faccio a colpirti? Beh, che cazzo. Voglio andare via. Voglio andarmene. Non voglio più giocare. Basta. Ah. Oh, bastardo. E però che... Senti le sberle, eh? Le senti le sberle? Senti o no? Mi stai macellando. Mi stai macellando. La visuale forse...
poteva essere gestita un po' meglio. Forse un filino meglio si poteva gestire, ma appena appena, eh. Appena appena. Perché non ti prendo, demone centipede del cazzo? Dai! Disgraziato! Oh, ok. Vai. First tryato. Bella boss fight. Se avessi visto qualcosa, forse mi sarebbe piaciuta ancora di più. Anello arancione annerito. La coda. Ah! Aveva la coda, non gliel'ho tagliata. Cazzo. Cazzo. Bella sta doppia boss fight. Cameraman, cameraman e demone centipede. Grazie acqua. Sempre, sempre, sempre. Troppo acqua. Grazie mille. Apprezzo tantissimo. Grazie mille. No, se andavi tutta a destra c'era uno spiazzo dove fare la boss fight. Ah, ok. La coda ti droppava l'anello che ti ha dato. Quindi non serviva a niente. Cioè, non... droppa l'anello prima. Ah... intuizioncina, questo sarà l'anello che mi fa camminare sulla lava di cui parlavo prima, che so che esiste, quindi so per certo che esiste, quindi forse droppandolo prima potevo poi andare nella lava. Ok, ricorda che per ogni boss fight hai 5 try per la sabbia e il regalo, grande acqua, grazie mille, bello, apprezzo tanto tanto tanto. Quindi adesso leggiamo l'anello. Boss veramente bastardo per la situazione. Cioè, poteva anche essere, secondo me, sensato magari avere l'arena fatta così. Ci sta. Però non è possibile che la telecamera venga gestita in questo modo. Non è possibile. Vabbè, detto questo... va bene, comunque l'abbiamo first tryato. Forse, non so, siamo di livello forse un po' alto per questa zona, 73. Qualcuno fa un saltino sulla wiki o per conoscenze personali magari sa se il livello è corretto. Potevi anche evocare Soler. Ah, ok. Però sapete che non sto evocando in questa run. Poi magari New Game Plus. Va benissimo il tuo livello. Ok, siamo a livello giusto, perfetto. Siamo a livello giusto. Small TV e Seregon Kunst, grazie mille per il follow, ragazzi, benvenuti. Smile TV, scusami. Nessun livello è troppo alto per questa zona, fidati di me. Addirittura, livello abbastanza adeguato, forse un più 5 avanti, ma poco. Ok, quindi siamo più o meno giusti. Forse solo qualche livello in meno, tipo 70, noi siamo a 73, quindi va bene. Quindi siamo giusti, dai, siamo giusti, tutto sommato. Va bene, leggiamo quell'anello. Dove si trova? Dov'è? Non lo trovo più. Scusate, è scomparso? Come si chiamava? Occhio malvagio. Protezione. Patto... ah, arancione annerito. Riduce danni lava. Un anello arancione incantato da una straga. Eh beh, certo, incantato da una straga. Ovviamente. No, il lavoro di adattamento di sto gioco è veramente... vabbè. Riduce i danni della lava. Dato che dalla nascita aveva dolori causati dalla lava, le sue sorelle streghe le hanno dato questo anello speciale. Ma stupidamente lei l'ha perso subito e in quel luogo è nato un terribile demone centipede. Chi è il soggetto? Chi è? Lui chi? Tradotto malissimo, ok. Lui è maschio. Dato che dalla nascita aveva dolori causati dalla lava, le sue sorelle streghe gli, quindi se è un maschio, hanno dato questo anello speciale. Ma stupidamente lui l'ha perso subito e in quel luogo è nato un terribile demone centipede. Ok. Lei è scarica... ah, è scarica infinita. È scarica infinita.
unico figlio maschio. Quindi scarica infinita sarebbe fratello tipo di della Fair Lady, di Kelag. Di loro? Fratello delle sorelle del caos. Sì, ok, ok, ok. Sono andato a logica perché sono in quest'area, nel senso, mi sembrano in questo dominio qui. Ok, scarica infinita. Era l'unico figlio maschio. Quindi loro sono le figlie, cioè i figli, in generale, le figlie femmine e il figlio maschio, della strega del caos dell'intro. Giusto? Se mi state dicendo sono figlie della strega del caos. Della strega del caos, ok. Ma questa forse è un'informazione che avevamo già. C'era già stata data, o sbaglio? Forse me l'avevate già data voi illegalmente, pur sapendo di non dover spoilerare. Che Lana l'ha incontrata, sì. Anche se, anche in questo caso, me l'avete data voi l'informazione, perché in realtà Kelana non si è mai presentata come Kelana. Me l'avete detto voi che quella era Kelana. E quindi, vabbè, Kelana, Kelag, Kelpalle, ovviamente, tutte imparentate, quindi Kelana. Ah, però forse Kelana potrebbe essere effettivamente la strega del caos. Perché stavo dicendo, è una delle sorelle. Ma forse invece... Ok, anche lei è figlia, ok. Anche lei è figlia, va bene. Va bene. Ok. Va bene. Va bene. Ok. E quindi Scarica Infinita si prende l'anello perché aveva dolori causati dalla lava. Cosa che le sue sorelle non avevano, evidentemente. E lo perde subito. Le sue sorelle streghe gli hanno dato questo anello speciale, ma stupidamente lui l'ha perso subito. In quel luogo è nato un terribile demone centipede. Ok. Mi ricordate che cosa stava proteggendo la scarica infinita? Qual era il drop che abbiamo trovato lì? Era un set, vero? Era un set d'abbigliamento. E no, le sorelle manipolavano la fiamma, non potevano avere dolori. Set nero orlato d'oro. Ah, il mio set! È il mio set! E soffre, tra le altre cose, una buona resistenza al fuoco e al veleno. Cappuccio indossato dalla strega Kelana di Aesalith. Fondatrice della piromanzia figlia del caos. Ecco perché sapevo che erano le figlie della... Qua c'è scritto figlie del caos, però insomma avevo collegato che fossero figlie della strega del caos. Oppure lei è la strega del caos. Ok. I vestiti di Kelana. Unisci i puntini. Sto unendo i puntini, credo. Ok. Indossa questo mantello nero dorato da prima dell'era del fuoco e soffre... Ma quindi il corpo che stava proteggendo era quello di Kelana. Quindi quella che noi abbiamo incontrato, come fa a essere Kelana? Perché il tempo è distorto? Perché il tempo si sovrappone. Ok. Lui si è incazzato giustamente perché stava proteggendo sua sorella. Proteggeva il corpo di sua sorella. Una delle sue sorelle, certo. Una delle sue sorelle. Quindi Kelana, Kelag, Fair Lady, di cui non sappiamo il reale nome. E dopo c'era lui, la scarica infinita. Anche lì non sappiamo il nome, perché scarica infinita è chiaramente un nickname da demone, quando poi è diventato figo. No, come io dico Noxil, non è che all'anagrafe sono Noxil. Lui, scarica infinita, ha drippato, ma non è il nome vero. Si triggera quando riprendi le vesti, certo. Ah, quindi gli ho fottuto le ceneri della sorella, praticamente. Esatto, ho profanato la tomba della sorella. Sorella che però in un altro tempo è ancora viva. Va bene, ok. Abbiamo discusso abbastanza. Adesso voglio esplorare... Voglio esplorare questa zona dove c'è la lava. Quindi, fiaschetta. Vediamo se prendo ancora danni. Pochissimi, perfetto. Ottimo.
Ottimo, lì c'è una porta, immagino che dovremmo andare di là, ma prima esploriamo tutto. E infatti lì c'è un drop. All'anagrafe è John Darksol, sì, è il mio nome vero, è John Darksol. Titanite verde grande. Villa Vulcano, esatto. Scarica infinita si chiama Paolo, sì, che ci sta alla fine. Ci sta. Però tu te lo immagini un demone come quello chiamarsi Paolo. Stava male, quindi scarica infinita. Qui potevi affrontare il demone. Infatti, immaginavo che fosse questa l'area predisposta. Non mi sono voluto arrischiare, diciamo. Va bene, va bene, va bene. Andiamo di qua. Ah, lì anche si può proseguire. Strada avanti. L'ho vista, l'ho vista. Sto in fatto. Sì. Assolutamente. Ah, qui non si può fare niente. Però questa è una porta, eh. Questa qui è una porta. Sì, fa trollino. Ok. Ok. Stavo tornando indietro, scusate, stavo guardando la chat. Oh! Ma è Broski. Proprio lui. Accendiamo il falò. My brother. Ricordo che Kelan era dietro ad un muro invisibile, quindi potrebbe essere che dopo la trasformazione venne rinchiusa dietro al muro invisibile e rimase solo la sua veste. Kelan non era dietro un muro invisibile. Non era dietro al muro invisibile, Nano. O sbaglio? Nano è il suo nickname, ok? Non stavo insultando, si chiama Nano Malefico. Era dietro un muro invisibile. Ma come? Scusate, non... Ma stiamo parlando di Kelana l'NPC o di Kelana il cadavere? Comunque, falò. Qui c'è il falò, ci riposiamo. Stamina l'abbiamo portata su. Quindi adesso non so da che parte proseguire. Di vita ne abbiamo abbastanza. Di vita ne abbiamo abbastanza. O saliamo un po' con la destrezza, che vedo che ci dà gli stessi danni sull'arma della... Ah no. Perché non ci aumenta la forza e i danni che facciamo, scusate? Strano sto fatto. Ma com'è? Più forza, sì. Kelan è la Fair Lady. Ma che cazzo dite, ragazzi? No, 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 no. Piano. Kelana mi avete detto... Tra l'altro avete fatto tutto voi. Forza 35, sì, ci sta. Avete fatto tutto voi. Mi avete detto che... Quell'NPC che ci ha parlato nella... palude... è... Kelana. Me l'avete detto voi. Avete fatto tutto voi. Ok? Ora mi dite che Kelana è la Fair Lady? La Fair Lady attualmente non sa come si chiama. Ok, va bene. Kelan... senza la alla fine? Quella della palude è Kelana. Ok, ha un nome simile. Non è la Fair Lady, no. Sei giunto alla fine dello scaling. Lo scaling finisce a... 32? Veramente non c'è più senso di portare su forza? Com'è possibile che finisca lo scaling a 32 se ho in mano un'arma... che solo di richiesta... ha 40? La community ha nominato la Fair Lady Kelan senza la A. Kelan è un nome fan-made. Ah, ok, vabbè. No, no, vabbè. Comunque, le figlie del caos sono 7. Quante ne hai conosciute per ora? Noi vogliamo di più. Più forza. Aspetto che la metto. Quante ne ho conosciute? Sono 7. Questa è un'informazione che però non credo di avere già. Allora. Kelana. Kelag. Fair Lady, scarica infinita, basta, ne mancano 3. Dio Bello, che dice calcola che io sono una delle figlie. Ah, dal filmato iniziale l'hanno detto. Ok, ok, me l'ero dimenticato. Vabbè, portiamo su forza. Va bene.
Eccolo. Tempo di parlare col nostro amico. Non trova il suo sole, certo. Non riesce a trovarlo. Dice solo questo, è disperato. No. C'è qualcosa forse che devo fare per far progredire la sua quest? Si è lodato il sole. Sta andando vorticosamente verso il basso la sua storia. Dopo essere iniziata in modo così solare. Offrigli da bere. Se potessi lo farei. Niente. Non si può. Devo solo andare avanti. Ok. Ok. Qui forse potrei anche stare sulla parte non di lava. Va bene. Proseguiamo con l'esplorazione di Villa Vulcano. 5 fiasche un po' pochine. Vedo che mi suggerite di ravvivare il falò, ma sapete che vi dico? Sì. Sapete che vi dico? Sì, perché ho 2 umanità qui pronte. Siamo in un'area che mi sembra ancora bella estesa, quindi sì. Non ravvivare questo, dice lo spumone. Va bene, mi fido. Che non ti venga in mente di ingaggiare scontri nella prossima area. Ah, così male siamo messi? Mi raccomando, se trovi Pacis, buttalo nella lava. Mi sa che Pacis ormai si è stabilito al santuario. Lì potremmo andare, ma c'è roba? Chi lo sa? Queste radici si muovono. Forse perché non sono radici? Lì non mi sembra ci siano drop. Fiamma dell'accensione l'hai trovata. Sì, al rito. Sì, l'ho trovato. L'ho trovato. Lost Izalith. Ci siamo. Lost Izalith. Siamo arrivati. E immagino che qui troveremo un'altra anima di Lord. Credo. Ok. Lì c'è un drop in mezzo alla lava gigantesca. Qui c'è un'anima di guerriero coraggioso. Mi sa che nella lava gigantesca ci dobbiamo andare per forza. Sì, lì vedo una porta. Ma questi che cazzo sarebbero? Cosa sono? Sono culi di drago? Davvero? Sì. Ah, sono culi di drago? Aia! No, lasciami in pace. La telecamera, Chris. Fat troll indecente, purtroppo, ma devo camminare nella lava. Non so neanche se li sto prendendo, non so neanche quanta vita gli sto togliendo. Ne han tanta, direi. Se 2 sberle di sto coso non gli han fatto niente. Eh sì, ne hanno un bel po'. Ok, quante anime date almeno? 2000, vabbè, speravo meglio. Ok, non affrontarli. Eh sì, mi sa che non li affrontiamo, infatti. Li vedo abbastanza agguerriti, abbastanza forti. Ah, lui anche se si muove in realtà è pacifico, va bene. Qua è pieno di sti cosi. Ci ho sperato che fosse un muro invisibile. Muro invisibile che effettivamente non serviva, visto che c'è una porta qui. Ma prima
mi prendo il droppino. Anima di guerriero coraggioso. Va bene. Backflip. Ci siamo, certo. Un, due, tre. Fatto. Esplora bene quest'area. Sarà fatto, nano malefico. Sarà fatto. Mimic. No. Anima di un grande eroe. Sembrava diversa dalle altre. Sembrava diversa. Vediamo un po'. È enorme. Ah, questa cambia. Grande anima di un eroe leggendario divenuto da tempo un essere vuoto. No. Non cambia. È solo più lungo il testo. Va bene, peccato. Peccato. Va bene, beviamo. Avevo visto un droppino nella lava da qualche parte, ma vallo a ritrovare. Da lì siamo arrivati, giusto? Direi di sì. Ecco, lì c'è un droppino. Proseguiamo di qua. Sono veramente tanti sti cosi. Fortunatamente non sono troppo aggressivi nei nostri confronti. Ok, qui siamo nella parte sopra. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Non c'è un ingresso a questa torretta, a meno che... No. Droppino, va bene. Umanità gemelle, niente male. Guarda sotto, sì, ci andiamo. Ci andiamo e come? No! Fanculo. Ok. Forse può avere più senso... Ora come ora, scusate, può avere più senso andare così. Siamo in midroll, comunque quest'arma è forte. Ecco, è qua, è qua. Esatto. Eccolo. Eccolo qua. Vai, falò, acceso. Acceso. Dite di ravvivare? Mi fido di voi, mi fido di voi. Torno umano e ravvivo. Tanta spectre, record? Possibile, parallel. Forse 70 mai fatti. Forse 70 è record. Ravviva la fiamma. Starei con 10. Starei con 10, sinceramente non andrei... Non andrei di più, per ora. Per ora. Questa immagino, vabbè. Tentativo si fa sempre perché si fa, però immagino che... Esatto, siano chiuse. Abbiamo la stessa spada, noi due? Sì. E anche noi! Avete visto? Avete visto? Parete illusoria avanti, va bene. Ok, ma il droppino che avevo visto invece... Ah, macchia di sangue. E dov'è sta macchia di sangue? Invisibile. Macchia di sangue invisibile. Daco, grazie mille per il follow, bello, benvenuto. Lui non è drippato, no, infatti, questo poco ma sicuro. Drippati come noi non ne fanno più. Probabilmente da lì si prosegue, ma mi sono perso il drop per cui ero venuto fino a qui. Sono perso. Ah! Sei in blind. Non proprio blind, Daco. Perché avevo già giocato un po' a Dark Souls in passato. Ma ero arrivato più o meno alla prima campana, poco dopo. E poi, avendo guardato un po' di contenuti, video e cose varie, conosco un po' di cose del gioco. Però, diciamo, è una mezza blind run. L'ho definita first run perché è la mia prima run completa. So delle cose. So molte di più quelle che non so.
I culi dei draghi. Boh, non lo trovo più quel drop. Va bene così. Va bene così. Onestamente a sto punto non mi ricordo neanche più da dove cazzo siamo arrivati perché tutto è identico. Quindi andrei di qua. E andrei verso quello che mi sembrava essere il proseguimento. Quindi qui. Mi pareva che di qua si potesse andare avanti. Vediamo cosa dicono. Non ce la faccio. Ok. Nox non leggere. Ok, non leggo. Non leggo, non leggo, non leggo. Saliamo. Magari da sopra abbiamo anche un'idea, una vista migliore di dove potrebbero essere le cose. Oh, quel drop è scomparso, nel nulla si è smaterializzato. Va bene. Si è smaterializzato. Cambiata l'illuminazione, tipo, proprio in un secondo. Ecco, va bene, ok. Ok, di qua. Sì, credo sia bloccato. Sempre meglio dare un'occhiata, ma credo sia bloccato. Va bene, qui non vedo più lava, quindi forse possiamo finalmente cambiarci l'anello. Forse possiamo cambiarci l'anello. Simo, grazie per il follow, bello, benvenuto. Me lo cambierei, poi al massimo se torna la lava lo rimetto. Tengo quest'arma qui comunque, perché alla fine non è male contro di loro. Sono comunque one shot. Prestazione peggiore non la potevo dare. Bevo due Red Bull e andiamo. Trappolozzo, esatto. C'era un droppino su. Ora mi viene da provare su tutti, anche se so che probabilmente sono finiti. Ok. Comunque, che prima mi è stato detto, forse da spumone, loro sono gli abitanti di Lost Izalith, giusto? Ha un po' questo posto, un'atmosfera alla Pompei. Ok, sono pietrificati, tutto è stato divorato da questa lava, no? Ora, magari non è lava in questo caso, magari è stato il caos, però mi sembra che il mood sia quello. Il mood sia quello, no? Quindi città devastata da catastrofe e questo è ciò che ne rimane. Questo è ciò che ne rimane. Quindi il caos produce questo effetto e allora, come dicevo prima, forse anche quei fabbri sono state vittime del caos, ma perché si trovano in altri luoghi? Perché si trovano in altri luoghi? Leggi l'anima del prossimo boss che sconfiggi. Ok, toaster. Anche se le anime generalmente danno poche info, ho visto. L'avevo visto. Ok. E qua sono parecchi. Se iniziano a spammare la fiammata tutti insieme potrebbe essere un problema. Io nel dubbio una botta te la do. Di qua c'è roba. Muro invisibile? No. Non l'avevo visto ancora l'attacco in corsa. Bello. Bello. Quello che cazzo è? Tu cosa saresti? Uno scempio. Una schifezza indicibile. Benissimo. Nox, quanti boss hai affrontato da Norlondo? Due. Cioè, due Orsten e Smog più un altro. Attento a sto schifo. Ah, ok. Quel liquido ti rompe le armi. Cazzo.
Sopra c'è un cesso, sì, esatto. Era un gabinetto. Va bene, dobbiamo andare per forza di qua. E se io ti dicessi che questo è un muro invisibile? No. Ma sono umano? Sì, sono umano. Perché vedevo il segno delle umanità acceso. Nox più avanti, waifu? Attenzione, andiamo. Si corre. Si corre. Tu ti svegli? No. Qui non ci siamo stati, oh. Guardali, che si lanciano, che arrivano. No, via. Ok. Non vedo l'ora di uscire da sto midroll. Forse in effetti più che puntare sulla forza, dovrei puntare ancora sulla stamina, finché non usciamo dal midroll. Perché mi devi driftare, controller pazzo? Ok, ma prima di andare di qua voglio vedere di là. Stamina 40, sì. Prossimo step, stamina 40, chat. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Comunque, non lo so, mi avete detto quest'area più brutta del gioco, lo schifo. Non è così terribile, tutto sommato, dai. Si fa esplorare, su. Porca puttana, ma perché cazzo parlo? Va bene. Altri gabinetti. Tanti gabinetti. Ok. Non ci arrivo da te in nessun modo. Non buttarti. Col cazzo che mi butto, nano. Non esiste. Mai nella vita. Spero di riuscire almeno a tornare su. Che stronzi, siete proprio stronzi, eh? Proprio stronzi. Devi buttarti ormai. Cazzo. Anello di ferro arrugginito. Guarda bene ogni angolo. Sì. Guardo bene ogni angolo. Guardiamo bene ogni angolo. Basta, ormai devo buttarmi per forza, non posso più far niente. Devo buttarmi per forza. Credo, almeno. Va bene, allora, qualcuno diceva anello di ferro arrugginito. Però vado in fattroll. Aumenta l'equilibrio su terreno difficile. Ah, perché sotto... Cazzo! Allora. Prima inizio così. Prima inizio così. Non ti faccio niente, davvero? Veramente così, me lo dici? Così me lo stai dicendo? Non li piglio nemmeno? Ah, l'arco, giusto, avete ragione, ragazzi. Posso usare un arco. Ma non so se ho frecce. Arco potente ammazzadraghi. Non posso usarlo. Perfetto. Arco lungo, sì. Frecce ce ne ho. Sì, freccia con piuma. Ne ho 16, sono un po' pochine. Però. Perché non va? Che cazzo? Oh! Ah, ok, ho capito. Ti prego, non mi driftare ora. Ok. Non li uccidere? Perché non li devo uccidere, scusate? Perdi una quest. Basta, ok. No, non voglio perdere una quest.
Ok. Ok. Osso? Va bene, osso. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. Basta. Risolto. Basta. La quest ormai è persa. Ah. Metti l'anello per la lava, giusto. Eccolo. Ah, è persa comunque. Vabbè, tanto vi dico la verità, non mi ispirava molto continuare quell'area, quindi va bene così. Cioè, continuare da quella parte, quindi va bene così. Poi ci torniamo. Ok. Va bene, ci dobbiamo rifare l'inizio di quest'area qua. Ma avevamo fatto poca roba, mi pare. Poca roba. C'erano loro. Qua mi fanno il trappolone pazzo, vero? Da dove arrivavano? Eccolo, da dove arrivava. Il merdino. Due. Forse avevamo abbastanza anime per salire di livello. Guardalo lì, l'ho sentito. 3, 4, 5. Loro non droppano un cazzo, no. 6. Oh. 7. 8. 9. Dieci. 11 e 12. Nox culo tette. Gomiti. Come avevo già detto. 13. Qui c'era un oggetto. Sì. Grande anima. Vabbè. Qua c'è il merdino. Non mi rompere l'arma. Bravo. Ok. 1000. Va bene. Allora, stavamo procedendo. Quella che cazzo. Scusate. Vedo una cosa. Voglio capire senza avvicinarmici subito, perché prima voglio andare dall'altro lato. Sbagliato. C'è una persona lì? Sì, è una persona. Va bene. Non adesso. Nota com'è vestita. Mi sembrava vestita più o meno come me. Ah, è una waifu? Poi ci andiamo. Stavolta passo di qua. Anima di un eroe, per favore, DualSense, finiscila di driftare. Sì, ho simpato, infatti. Non ci andiamo dalla wife. Guardalo che sta lì nascosto dietro. Luridone. Ah, ok, il percorso era lo stesso. Però se io scendo di qua... non risalgo più. Vero? Oddio, non lo so. Forse posso scendere. No! Ah, questo è l'inizio. Ok, va bene, ok, mi sto orientando. Dai, mi sto orientando. Sei obbligato ad andare. Ma sì, ci andiamo. Ci andiamo, ci andiamo. Voglio assolutamente prendere quell'oggettino lì. Quindi rifacciamo il giro cercando di non cadere. Ah, prima eravamo andati di qua. Ok.
cercando di non cadere. Ho perso il loot più importante del gioco. È veramente obbligatorio. Sì, 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 no, lo so, ci andiamo. Non è quella la waifu che intendo, ok. No! Dai! Vediamo se riesco a tornare su, aspetta. Veramente? Veramente così dobbiamo fare? Mi dovete far rifare il giro perché sono caduto dal tronco? No! Ottimo. Dai, ma che cazzo, ma... Non è normale sta roba. C'è un trick per farlo? O sono solo sfigato io? È Dark Souls, ok. Fortissimo, hai rotto le regole del gioco. Va bene, forse il primo trick sarebbe quello di non guardare la chat mentre... Mentre vado avanti. Questo potrebbe essere già un buon modo per evitare di cadere qui sul tronco. Visto che poi ci si mette anche il drifting dell'analogico destro. Diciamo, tutto insieme. Ok. Anello raro del sacrificio che già avevamo visto. Tra l'altro questo mi ricorda di cambiarmi anello. Sì, infatti ne abbiamo due, va bene. Va bene, possiamo andare. We can go. We can go. Tutto per sta merdata, esatto. Dovevo usare Glide. Nox, ma mi vuoi bene come Agintok o addio bello? Mi vuoi bene come Agintok? Ti stai già sottovalutando, spumone. Bene, continuo a incastrarmi. Va bene, qui troviamo un altro Nazgul, qualcun altro vestito come noi, proprio come noi. Oh, oh, oh. Abusato, hai un po' abusato, hai un po' abusato. Kirk, va bene, ci sta, ottimo, ottimo, va bene. Va bene. Ok. Va bene. Dov'è? Qua. Comunque anch'io voglio quella piromanzia pazza. Poi ce l'andiamo a comprare. La voglio anch'io. Equipaggio il mitra. Esatto. Voglio anch'io quella piromanzia sgravata. Contro quella mantieni l'anello. Ah, è vero, forse mi fa meno danno. Però sono in... No, sono comunque in mid. Va bene. Sono comunque in mid. Piromanzia più forte del gioco? Davvero. Ma era una di quelle che mi vendeva Kelana? Oppure si sblocca tipo tra 10.000 anni? No, ok, peccato. Peccato, vabbè. A 3,18 fa l'attacco in corsa. Mentre l'R1 normale quanto fa? Beh, 2,75, quindi fa di più. Ok. Troppo presto. Nox, l'anello del fuoco. L'ho messo. L'ho messo. Ah, Cough Cough Fair Lady. Ok, è una ricompensa del suo patto. Va bene. Con l'attacco in corsa gli fai overkill e prendi 60 anime in più. Ah, si prendono più anime quando si fa l'overkill? Non la sapevo questa cosa, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto. Quella piromanzia più che altro è forte nel PvP. Ah, ok, non è molto da PvE. Va bene. No, 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 no. Vabbè, ma sei proprio un coglione, non mi hai preso nemmeno.
Prima della tizia hai saltato una strada, avete ragione, però adesso ci sono lì le mie anime. Hai l'anello sbagliato. Non questo. Anche PV e Melted... Ok. Qual è l'anello che mi consigliavate, scusate? Non è quello? Equilibrio. Boh. Difesa... Ah! Ok. Ok. Ah, ok, ma non parti di default con quella porcheria lì. Mi spiace. Però non essendo umani non ci invade... Catalizzatore di Aesalith, non ci invade più Kirk. E allora io dico una cosa. Torniamo al falò, torniamo umani, ci facciamo invadere da Kirk e poi continuiamo l'esplorazione. Anzi, no. Continuiamo l'esplorazione perché da quel che ho capito questa è la strada principale, mi avete fatto capire voi. Quindi continuiamo prima l'esplorazione. Fai prima l'altra strada. Esatto. Faccio prima l'altra strada, poi torno al falò. Anello, eh sì, anello. Umanità. Per tornare umani e torniamo qua. Va bene. Se fai il boss, Kirk non invade più. Infatti, infatti. Lo facciamo prima. Lo facciamo prima. Assolutamente. Leggiamo questo catalizzatore, però. No, giù. Catalizzatore di Aesalith. Catalizzatore della strega di Aesalith di un tempo, quando le sue figlie erano ancora streghe della fiamma. Nano Malefico, grazie mille per l'abbonamento con Prime. Benvenuto. Grazie, bello. E prima di venire consumata dalla fiamma del caos. Scusate, catalizzatore della strega di Aesalith di un tempo, quando le sue figlie erano ancora streghe della fiamma e prima di venire consumata dalla fiamma del caos. Prima della piromanzia, le loro bacchette erano dei tramite per la stregoneria. Quindi quella che abbiamo incontrato è... Effettivamente la strega di Aesalith? Effettivamente lei? Catalizzatore della strega di Aesalith di un tempo. Voi dite di no. È discussa sta roba. Ok, spumone. Ok, una figlia. Che ha ereditato quello della madre. Se sia lei o una figlia, va bene. Drizzy, grazie per il follow, bello, benvenuto. Se sia lei o una figlia. È una figlia, dice Nano Malefico. Potrebbe. Allora, cosa vi fa pensare che sia una figlia e non sia lei? Perché pensate che sia una figlia? È troppo scarsa per essere lei. Credo più una figlia, dice Rokito. Se conti i figli sono sette. Ma questa informazione, spumone, dicevi, è nel filmato introduttivo, ok? Però non è detto che li dobbiamo incontrare tutti. Lei è troppo scarsa. Beh, allora però scusatemi. Premesso che il fatto di è troppo scarso non è alla base della mia teoria su Avel, che non può essere Avel lì sotto il borgo. C'è tutt'altro, ne ho già parlato negli episodi precedenti. Ma se è troppo scarso, vale per lei, come fate a dire che quello nel borgo è Avel? Non era scarsissimo anche lui? Non ti ha dato l'anima dei Lord, poi. Ok. Su questo... Ok. Ok. Infatti non è... È che è quello che dico anch'io. Che è quello che dico anch'io. Ma l'altro giorno, mentre lo dicevo, un sacco di gente fa... No, quello è Avel. Quello è Avel. Quindi dite che è una delle figlie. E ha ereditato il catalizzatore della madre a questo punto. Ok. Perché dici che non credi che incontri un personaggio così importante random, avrebbero fatto una boss fight. Ok, questo però è un ragionamento, diciamo, razionale che comprendo, ma che non è sufficiente, secondo me. Come motivazione, cioè,
È razionale, è probabile che un personaggio così importante avrebbe avuto una boss fight, sono d'accordo, ma non è sicuro. Cioè, non è qualcosa che prova, no, inconfutabilmente che stiano così le cose. Mi segui quello che voglio dire, Rokito? Ok. Glielo trovi addosso, ma non ho detto che lo aveva equipaggiato. Gli anelli di Havel erano conferiti ai soldati di Havel stesso per poter sopportare tutto il peso dell'armatura e dei denti di drago. Havel stesso non aveva bisogno. Infatti, Nano, è quello che dicevo anch'io. La descrizione degli oggetti faceva capire che quello non era Havel. Quello non era Havel. Ok. Allora, proseguiamo intanto. Proseguiamo nell'area che non ho finito prima. E poi capiamo cosa fare. No! Ok. Ma se c'è stato rinchiuso per un motivo in quella torre. E infatti, Acqua, capisco anche la tua teoria, perché effettivamente, non mi ricordo ora quale oggetto, ma ci diceva Havel è stato rinchiuso lì da un caro amico, bla bla bla, per un motivo, per il suo bene. Ora ho il terrore che si rompa qualcos'altro. Ok, di qua era quella che ci manca. Eccolo lì, il demone della titanite. Muri invisibili? Va bene, io mi curo e direi che per il demone della titanite non andiamo con questa. Non si va con questa, bensì si tira fuori il pezzo da 90. Si tira fuori il pezzo da 90. Alabarda del Cavaliere Nero. Dobbiamo riequipaggiarci. Havel. Va bene, si va. Dai. Quanta vita hai? Ma non ti vergogni neanche un po'? Non ti vergogni neanche un po' di tutta sta vita? Non mi fa cadere giù, guardalo. Dai. Boom. Occhio che questo è strarotto. L'ho visto bello rotto. Titanite del demone, ottimo. Ottimo. Mi drifta tutto. Ok. Respona? Ah sì? Strano, gli altri non respawnavano. Cosa c'è lì? Vieni qui! Boom. Scintillante. Altri scarrafoni. Lacrime imminenti. Soler. 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 Il mio sole. Ha trovato il suo sole. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ok, volevo leggermi il dialogo e non mi potevo curare. Alla fine l'ha trovato. È diventato vuoto? Non mi sembrava vuoto, mi sembrava umano. Non mi sembrava vuoto. Potevo salvarlo? Allora, io, diciamo, non conoscevo bene la questline di Soler. Però sapevo che la sua storia finiva male. Anche perché sapere che finisce male la storia di qualcuno nei Souls è default. È default. Quindi non ho capito. Voi dite ce l'ha in testa. Quindi uno di quegli insetti, di quegli scarrafoni, sarebbe il suo sole? A sto punto, meglio le tette finte di Guinevere. Dello scarrafone.
Magari già che ci sono torno già umano. Torno già umano, dai. È impazzito a causa degli scarrafoni. O solo un gap. È impazzito, ok. Ok. Non giudicarlo, sono gusti. No, 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 infatti. Non vorrei mai. Perché ne ho prese due? Non me ne servivano due di umanità. Boh, sono quasi tentato... Sono quasi tentato di ravvivare di più. Ravvivo, sì. Ok. Va bene. Va bene. Mi spiace che, appunto, non volevo ucciderlo perché volevo vedere tutto il dialogo. Però mentre lui parlava non si poteva usare l'Estus. Quindi avrei dovuto skippare il dialogo per usare l'Estus e... Va bene, dai. Andiamo su. Con 30 umanità alla Lady lo salvavi. Ok, in che modo lo salvavo, scusate. Come potevo salvarlo tramite lei? Andavi là, uccidevi gli insetti prima che Soler vada lì. Ah, ok. Leggi il mio messaggio. Uno di quegli scarafaggi droppa l'elmo che ha lui. Se l'avessi trovato prima, tu lui sarebbe salvato. L'avresti preso dietro la porta che non si muoveva per colpa del marchingegno. Ah, prima del... ho capito. Ok, e per andare lì dovevo dare 30 umanità alla Fair Lady. Cioè il marchingegno era dare 30 umanità alla Fair Lady. Era quello il marchingegno. Ni, ok. O mi apriva la porta, insomma, in qualche modo. No! Soler ti aiutava più avanti. Ah, ok. No, 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 no. Sono un coglione. Sono un coglione gigante. Con 30 umanità alla Fair Lady saresti cresciuto nel patto e avresti avuto il potere di aprire la porta. Ok. Backflip di Aidoneus. Vai. 1, 2, 3. Devo comunque ritornare umano perché così poi ci facciamo Kirk. Tra l'altro ho perso tipo 40.000 anime, vero? Va bene lo stesso. Frittata di Nox, ucciso dai nemici più schifosi del gioco, esatto. Ciao, nano malefico. Sì, sì, va bene. Comunque, in realtà, per loro... Per loro è meglio tenere la spada. Più veloce. E anche poi per Soler, in realtà. Ce lo facciamo con la spada. Dov'è? Qua. Ok. Andiamo. Hunter, grazie mille per la sub con Prime. Primo mese. Grazie mille. Goditi il tuo stemmino di bronzo. E le stream senza pubblicità. E le fantastiche emoticon. Grazie mille, Hunter. Va bene, torniamo lì. Qualcuno sa effettivamente quante anime ho buttato nel cesso per fare game over con i nemici più stupidi che esistano? Qualcuno se lo ricorda? Sulle 50k. Oh, benissimo. Benissimo. Che bello.
Ottimo. No. 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 Stavolta no. Nel multiplayer Giorgio non potevo lasciarla. Infatti, infatti. Andava presa. Andava presa. Vai. Quasi. Quasi. Ho appena usato 34 umanità. Perché? Nox, posso mandarti poi un audio su Instagram? Chiedo qui in modo da non disturbarti. Certo, mandatemi quello che volete. Che problema c'è? Ovviamente ti parlerò della teoria di Havel. Ok. Però se ci sono cose che ancora non so... aspettiamo. Aspettiamo che le sappia. Perché l'ho infuocato calciandolo? Scusate. Come ho fatto? Fatemi provare. O forse si infuoca lui proprio. Non è il mio calcio. Anello arancione annerito. Ah, è quello che dà sto effetto? Ah, figo. Figo. Fammi... Ah, un altro. E infatti questo no. Infatti questo no, certo. Ok. Ma usi da ora in poi quella spada? No, no, sto variando, Gintocle, sto usando un po'. È come se dovessi lavare i piedi. Ah, ok. Ok. Nulla che tu già non sappia, allora vai tranquillo. Ok. Va bene, allora possiamo riandare di qua. Lui respawna veramente? Sì. Non so se lo voglio affrontare due volte, vi dico la verità. Vi dico la verità. Mi sa che una ci è bastata. Skippalo. Ma ti ridroppa comunque le titaniti? Davvero? Veramente così? Sì, ah, te le ridroppa. Davvero mi one shotta? Porca puttana. Porca puttana. Ah, è una farm, ok. Va bene, rimettiamo l'anello. Già. Speriamo che non decida di shottarmi di nuovo a sto punto, quando ripassiamo là. La lava rompe un sacco l'armatura, attento. Ok. Al prossimo falò, o comunque quando torniamo a quello lì, ce la sistemiamo. Oh, non lo piglio mai, eh. Uccidi prima Kirk per sicurezza. A sto punto sì, avete ragione. Ha più senso. Ha più senso. Quindi 300 con quello. Scusate. 300 con questo qua. Se attacco invece in corsa. 360. Avete ragione. Da più anime. Ok. Ottimo. Ok.
Va bene, a volte decide di smettere di correre a caso anche se ha la stamina, ok. Dai, che cazzo. Comunque sì, facciamo prima Kirk. Boom. Ok, lo facciamo con questa spada qua? Sì, dai. Anello del lupo contro Kirk, dici? Ah, ah, ah. Ah, ah. Bastardo. Ok. Andata. Umanità. 26.000 anime. Ah, e non mi dà però la sua armatura. Disgraziato. Ok, anche di qua c'è una strada. Ce n'è di roba. Ce n'è di roba. Lacrimuccia per Kirk. Sì, lacrimuccia perché è molto figo. La troverai, ok, bene. Ottimo. Spacco tutto, vieni qua. Ok. Facciamo anche voi. Kirk l'abbiamo fatto, quindi anche se ci dovesse risciottare il demone, saremmo comunque a posto, non dovremmo sprecare un'altra umanità. Ora, io spero che non mi sciotti. A questo punto, anche se è uno spreco, mi fullo, sia mai che quello sputino di vita mi cambi qualcosa. Mi riprendo queste. Mi tengo lo scudo a portata. Ok. Andiamo. Possiamo andare, direi. Sento che sta lanciando fulmini. Sì, infatti. Spero non mi segua fino a qui. Non lo uccidere. Eh no, vabbè, lo devo uccidere. Fa male, ma lo devo uccidere. Soler. Ah. È finito. È finito. Il mio sole sta tramontando. È buio, così buio. Cosa ci dà? Due umanità. Ah, è il suo set. Spada leggera del sole, scudo del sole, talismano del sole, elmo di ferro, armatura del sole, bracciali di ferro, gambali di ferro. Adesso leggiamo tutto. Prima facciamo fuori questi altri scarrafoni. Sia lodato il sole. Ok. Va bene. Droppino. Ah, ok, quello che mi dicevate. Larva del sole. E questa porta adesso si apre. Questa porta adesso si apre. Leggi tutti gli oggetti. Sì, ora leggiamo tutto. Rovine del demone ci collega dall'altro lato, certo. Jokerit, grazie mille per il follow. Io direi, visto che siamo già a 2 ore e mezza, torniamo al falò. Si ritorna al falò. Si leggono tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti. Si chiacchiera un po'. E poi chiudiamo. Quindi, verso il falò. Andiamo verso il falò, che dovrebbe essere
Qua vicino, infatti. Beviamo, va. Che non è il caso. E prendiamo un'arma più congeniale alla causa. No, mi sta arrivando addosso. Vabbè, si ferma tanto, quindi vabbè, facciamolo fermare. Va bene l'alabarda. Va bene l'alabarda. Vabbè, uno a testa. Uno a testa. Dai! No, sono morto. E invece no. E invece... Ma la smettiamo? Veramente non riesco a fare un cazzo di demone toro? No! Oddio, mi sono cagato addosso. Ok. Siamo finally a due quest finite. Due ne abbiamo finite, quindi Solaire è finita. Crestfall non so se sia proprio una quest, però sicuramente è finita. Tu a quale altra pensavi, Dio bello? Macete? No. Sai che ti conviene il falò di Lost Isalith. Ma ci teletrasportiamo al limite. Intanto prendo un attimo questo e poi andiamo al falò di Lost Isalith per continuare l'area. Ci andiamo direttamente la prossima volta. Pensavo che l'avremmo finita tutta oggi questa roba, ma è molto più lunga di quanto pensassi. Quindi la prossima volta... Non ti ci puoi teletrasportare. Ok, allora ci andiamo. Allora ci andiamo, se non mi ci posso teletrasportare. Ti manca Lothric e credo anche Sigmire. Ma Lothric è morto. Quindi direi di no. Infatti Lothric fatta. Ok, andiamo di qua. Bene, me la sono rischiata abbastanza. Ah, l'osso del ritorno, certo. Giusto. Non ci penso. L'osso del ritorno, certamente. Certamente. Dov'è? Qua. Ne abbiamo anche un bel po'. Crestfall non è questo, ok. Va bene, siamo a Lost Isalith. Ci riposiamo qui e saliamo di livello. A questo punto... Cambia la nostra missione. Non è più portare questa prima a 35, ma portare stamina prima al punto necessario per non farci avere più il mid-roll. Quindi va bene. Adesso, qui accanto al falò, io direi ci diamo un'occhiatina agli oggetti che abbiamo trovato. Quindi, prima di tutto partiamo dai vari set. Questo è quello di Solaire, vero? Sì. Elmo di Solaire di Astora. Ok. Cavaliere del Sole. Di ottima fattura, non dispone però di poteri particolari. Benissimo. L'incredibile valore di Solaire si basava esclusivamente sul suo rigoroso addestramento, dato che il suo equipaggiamento non forniva vantaggi speciali. Ok, quindi un equipaggiamento, sì, blando, e il suo valore si basava esclusivamente sul suo rigoroso addestramento. Ok. Vediamo un po' cosa ci dice la sua armatura del sole, molto bella, molto drippata. Armatura di Solaire di Astora, Cavaliere del Sole. Il grosso simbolo sacro del sole, sebbene privo di poteri, venne dipinto da Solaire in persona. Ok, l'incredibile valore di Solaire si... Ok, e questo... Sì, lui quindi aveva un equipaggiamento che, diciamo, non aveva dei poteri particolari. Il suo potere veniva da lui. E quindi mi viene ancora di più da pensare che effettivamente il discorso del figlio di Gwyn fosse, o meglio, sia stato poi in seguito un retcon, perché tutte queste descrizioni puntano in quella direzione lì, puntano a dirti Solaire è incredibile di natura, ok? Non è il suo equipaggiamento, è lui. Non lo so però, boh. Contando che usa anche i fulmini di Gwyn, infatti, come dice Jintok, mi sa un po' di retcon.
Che va bene, anche perché non è un retcon che smonta tutto, semplicemente magari qui si voleva far passare questo messaggio tra le righe, che poi non è mai stato confermato, e invece poi si è detto no, non è così, non è così. Puntano a farti dire che lui alla fine è solo un umano, in realtà a mio parere. Ok, ci sta anche quello. Ci sta anche quello. Ok. Guardiamo anche i suoi guanti, ma penso a questo punto che non ci siano altre descrizioni diverse. Sono questi? No. Non ci ha dato guanti? Forse non ci ha dato guanti. Non ha guanti il suo set. La larva del sole. Sì, sì, certo, la guardiamo. Gambali di ferro. Ok, ha i bracciali di ferro, ok. L'incredibile valore, ok. Non dispongono di poteri particolari, va bene. Mentre i bracciali di ferro, eccoli. Hyperzer, grazie mille per l'abbonamento con Prime. Grazie mille, bello. Benvenuto, primo mese. Grazie davvero. Bracciali di Soler, Cavaliere del Sole, non dispongono di... Va bene, stessa descrizione. Ok. Vediamo la sua arma. Vediamo la sua arma, che era una spada lunga. Spada leggera del sole. Questa spada lunga, appartenente a Soler di Astora, è di alta qualità, ben forgiata e tenuta in ottime condizioni. Maneggevole e affidabile, difficilmente potrà rivelarsi all'altezza del nome altisonante. Ok. E ha un danno splittato? No. Ah, è esattamente una spada lunga. È esattamente una spada lunga. 80 più 49. Dio, un filo meglio della spada lunga. Ma è una normale spada lunga alla fine. Spada del sole. Bella. Classica. Pulita. Moveset di spada lunga. Moveset di spada lunga. Indossa tutto il suo set. Lo onoriamo così. Va bene. Facciamolo. Indossiamo il suo set. Bracciali di ferro. No. Dove sono? Dove sono finiti? Di ferro. Eccoli. 119 su 120. No way. È vero, acqua. Siamo vicinissimi al subgoal. Devi leggere ancora la larva. Sì. Ah, grazie mille. Grazie mille, acqua. Grazie mille davvero. 120 sub. Non mi sembra vero. La sub se la prende Uncanny Rand. Grazie mille, acqua, veramente. Grazie mille per l'infinito, l'infinito, infinito supporto. Lo apprezzo tantissimo. Come finire la live in bellezza, hai ragione, hai ragione. Finire in super bellezza, grazie mille, acqua. Trip migliore di questo non lo trovi. Questo non lo so, questo non lo so. Devo cambiare il sub goal, altrimenti... Twitch impazzisce e ve lo continua a spammare. Quindi Twitch dice di fare 130, ce la possiamo fare? Forse sì. Proviamo 130, non mi sembra vero che siamo nelle tre cifre. L'altro giorno, proprio ieri, mi veniva chiesto quando ho iniziato a fare streaming. Non mi ricordavo esattamente, quindi poi mi è venuto il dubbio, ho guardato le analytics e ho iniziato il 24 di aprile. Quindi domani sono 4 mesi. Sono 4 mesi. Non mi sarei mai aspettato questa risposta. Shube. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille. Veramente. Veramente. Grazie davvero. Un altro abbonamento regalato da Shube. Fancy Coyote. Abbonamento di livello 1 per un mese. Grazie mille, Coyote. Grazie, ragazzi. Veramente. È allucinante. Grazie mille. Grazie mille. Lo apprezzo infinitamente, infinitamente, davvero, davvero ragazzi. 121 in 4 mesi, sei un bomberaccio, grazie Plus. Meriti tutto questo e molto altro, grazie ragazzi, dai, mi fate emozionare, poi mi esce il pisellino come i cani. Leggiamo queste descrizioni. Sei un content creator come mai visto, grazie. Dai, va bene,
Abbiamo messo il suo set, abbiamo messo la sua spada. Ci tocca mettere il suo scudo, che ci leggiamo. Scudo del sole, bello. Scudo di Soler di Astora, cavaliere del sole, è anche mio padre. È decorato con un simbolo sacro dipinto da Soler stesso e non possiede alcun potere divino. La prodezza di Soler si basava esclusivamente sul suo rigoroso addestramento. Quindi le descrizioni comunque puntano un po' tutte nella stessa direzione. Ed eccoci. Con il super drip. Vorrei illuminare un po', esatto, il sole. Dobbiamo metterci così. Ed eccoci. Bel drip, ma non è ovviamente il nostro drip. Praisiamo il sole. Ovviamente praisiamo il sole. Ma torniamo nel drip originale che ci ha contraddistinti. Ovviamente. Poi ci andiamo a leggere invece la larva. Quindi il nostro bel mantello orlato. Dov'è? Esatto. Avevamo i guanti delle ombre. Anche se quelli del cavaliere... quelli del cavaliere non mi dispiacciono. Potremmo fare un piccolo upgrade, una piccola modifica al nostro set. E i gambali di Havel. Oddio, quelli delle ombre erano più belli. Aspettate che dobbiamo togliere anche lo scudo. Dobbiamo assolutamente togliere anche lo scudo. Ciao Venji, buon pranzo. Il Balenciaga drip non si batte. Non si batte. A stasera se fai live o a domani? Penso domani. Sto facendo live un pochino più lunghe la mattina, ma non riesco a farle la sera. Perché devo seguire un po' di altre cosine. Sapete che questi erano più belli. Ma oddio, no, vabbè. Non è vero, sono più belli quelli del cavaliere. Ah no, i guanti di Havel avevamo. Che cazzo dico, avevamo messo i guanti di Havel. Ok, perfetto. Hai fatto il boss? No, credo di dover ancora raggiungere il boss di quest'area. Credo di doverlo ancora raggiungere. Va bene. Ci manca solo leggere la... come si chiama? Ci manca solamente da leggere... Intanto mi rimetto la spada con cui proseguiremo. Perché quest'area la proseguiamo con quella spada lì, per ora. Che non mi fa impazzire, però alla fine tutto sommato non mi dispiace. Ci leggiamo l'ultima cosa che mancava, che era un copricapo... Quello che mi avete... Infatti, quello che aveva in testa lui. Apple P22. Grazie mille per il follow, bello. Benvenuto. Quella larva di merda, esatto. La larva del sole. Un ripugnante parassita che vive a Lost Isolite. È completamente immobile, eppure vivo. Si è messo in testa, emana una luce abbagliante. Motivo per cui è noto anche come larva del sole. Che è quello che aveva in testa lui. Eh sì. Eh sì, e questo l'ha fatto impazzire. Ha trovato il suo sole. Che alla fine era questo. E vabbè, ha trovato il suo sole, infatti, Shube. E vabbè. Bello, in realtà. Figo come drip, diciamo. Però, purtroppo, è costato la vita a uno dei personaggi... più iconici e sicuramente più apprezzati. Utile nella tomba dei giganti, sì. Anche come concept non è male al posto della lanterna, sono d'accordo. Molto figo da quel punto di vista, il fatto che abbia un'utilità. Ma niente batte il drip del Nazgul, mi spiace. Rispetto per chi brilla. Esatto, Elvio. Rispetto per chi brilla. Ragazzi, io direi che anche per oggi... Abbiamo fatto. Vi faccio un piccolo ASMR acquatico, se mi concedete. Non so se vi è piaciuto, datemi un voto poi. E vi direi che possiamo staccare. Nox PvP. Se qualcuno vuole fare un PvP, ma velocissimo proprio, che io mi giro, ci deve già essere il segno lì. Guarda, mi giro, già ci deve essere il segno, Pika. Mi giro, già ci deve essere il segno. È abbassato il volume in tempo.
Dov'è il segno? Dov'è il segno? Dov'è sto segno? Eh? Infatti. Che se no ogni volta poi perdiamo 2 ore e poi alla fine non si riesce a fare. Io lo metterei ma ci abbiamo provato e nulla. Infatti, Ancanni. Ieri abbiamo visto. Mi sa che è un problema di Nat. Discorso di Nat. Se c'è qualcuno che lo fa, lo faccia. Però vicino al falò forse non si può fare. Forse non si può fare vicino al falò. Ginto che non gli funziona. Ragazzi, allora sarà per un'altra volta. Sarà per un'altra volta. Se voi vi preparate, mi lasciate i segni vicino ai falò in cui sono, quando volete fare PvP verso la fine, io lo faccio volentieri con voi. Lo faccio volentieri. Capito? Perché sennò poi così devo rimanere fermo ad aspettare, no? E ne risente anche il contenuto, anche chi guarda poi alla fine si annoia, capite? A me fa piacere fare il PvP, però bisogna trovare un metodo. Non sappiamo mai dove finirà la live, ma se sono qui da 10 minuti, ragazzi, dai. Se sono qui da 10 minuti al falò che leggiamo gli oggetti, lo sapete che avrei chiuso qui. Comunque, ovviamente, non è una critica verso di voi, ci mancherebbe altro. Stavo solo dicendo che, generalmente, il finale lo faccio sempre vicino a un falò, mi metto lì, si chiacchiera, si leggono oggetti, si specula un po'. Comunque, va bene, ragazzi. Senza perderci in altre chiacchiere. Domani mattina, esatto, Edonius. Esatto. Allora... Stavo dicendo, piccola, diciamo, parentesi conclusiva. Pensavo che oggi saremmo arrivati a prendere un'altra anima di Lord, ma così non è stato. Non ci siamo arrivati, ma immagino che ci arriveremo tra poco. Immagino che l'area immediatamente successiva a quella in cui ci troviamo sia quella dove troveremo il boss che ci darà l'altra anima di Lord. Quindi, detto questo, sono comunque molto soddisfatto dell'esplorazione. Sono contento, tra molte virgolette, di aver chiuso la quest di Soler, che sapevo sarebbe finita male. Ora ho un po' più di dettagli in merito. E adesso sono curioso di esplorare quello che viene dopo, che mi è stato descritto come forse la parte peggiore di Dark Souls. Però, in fondo, se ci pensate, c'è anche un vago collegamento con il nostro personaggio, che da quando li ha trovati indossa questi abiti. E quindi capire meglio tutto ciò che riguarda la strega di Aizalith, le sue figlie del caos e tutto ciò che ci gira attorno. La parte dei culi, esatto. Va bene. Per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio infinitamente per aver seguito la live. Vi ringrazio infinitamente anche per il supporto che mi avete dato durante questa e durante tutte le altre live. È strepitoso ed è oltre ogni aspettativa che potessi avere. Quindi vi ringrazio ancora infinitamente, ringrazio anche tutti quelli che stanno guardando da YouTube. Se non amate seguire live e guardate su YouTube, va benissimo lo stesso, io sono comunque molto contento. Quindi ringrazio anche voi. Vi saluto tutti, vi ricordo per voi in live che potete seguirmi anche su YouTube, potete seguirmi anche sui social e anche entrare nel server Discord, ci sono i comandi in chat. Potete tranquillamente accedere a tutte queste altre piattaforme su cui ci sono i miei contenuti o comunque dove interagisco con la community. Se invece siete su YouTube, tutti questi link li trovate nella descrizione. La prossima live sarà domani mattina, sempre alla stessa ora, verso le 10:30, mentre il prossimo episodio, se state guardando su YouTube, sarà sempre domani, sempre alle 14, in punto. Ragazzi, vi saluto, auguro alla chat un buon pranzo e ai ragazzi di YouTube un buon proseguimento di giornata in base a quando stanno guardando. Ciao a tutti, un grande bacio. Ciao ragazzi. Muah.